3 febbraio il Consiglio regionale ha approvato il documento di programmazione economico-finanziaria 2015-2017 e alcuni ordini del giorno. Per l'istituzione del comune di Mappano, per prevenire e contrastare forme di dipendenza dal gioco d'azzardo, di sostegno alle start-up, per assumere nuovi agenti di polizia e sull'esercizio dell'agopuntura. Riunione congiunta delle commissioni cultura del Consiglio regionale e della città di Torino sul futuro della cavallerizza. Tra gli impegni, un protocollo d'intesa per la realizzazione nell'area di un polo culturale e turistico. Sono 9 i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al percorso di sviluppo di nuove idee di impresa nell'ambito di Garanzia Giovani Piemonte. L'iniziativa è stata promossa dalla Consulta Giovani, realizzata dall'Agenzia Piemonte Lavoro con Talent Garden e la Fondazione Human Plus. Inaugurata all'URP del Consiglio regionale, la mostra Pure in carcere sanno fa. Immagini e testi che raccontano la vita in cella e le storie di alcuni detenuti. Sostenuta dal Garante regionale per i detenuti con l'associazione Sapori Reclusi, è visibile fino al 3 marzo. L'arcivescovo Cesare Nosiglia ha presentato alla stampa le iniziative legate all'ostensione della Sindone, per le quali il Consiglio regionale è uno dei media partner. Già oltre 600.000 le prenotazioni e annunciata la visita del Papa per il 21 giugno. Prima riunione della rinnovata consulta femminile regionale del Piemonte, durante la quale è stata consegnata una targa alla presidente uscente, in segno di ringraziamento, ed è stata programmata l'attività 2015. Consegnati a Palazzo Lascaris i premi San Giovanni 2014 dall'Associazione Piemonteisa. Premiati Beppe Conti, giornalista sportivo e scrittore, Giovanni Carlo Isaia, presidente Società Italiana Osteoporosi, Riccardo Pozzoli, presidente finanziaria Centrale del Latte di Torino.